E non si ferma la macchina della solidarietà per i profughi ucraini. Isabella Di Chio ha incontrato alcune donne nel centro Caritas di Acilia. Il suo racconto proseguirà domani. La cosa che sono qui, che mi fa praticamente sentirmi a casa, è la bellissima coperta che ho preso a confine di Ucraina con Polonia. C'erano ragazzi italiani che portavano aiuti umanitari. Gianna ci mostra questa coperta colorata, ha lasciato tutto a Kiev, la sua città, ha portato via la sua vita in uno zaino, alle spalle una laurea in lingue e un'esperienza in aziende italiane in Ucraina. Dal 6 marzo vive in questa casa della Caritas di Roma ad Acilia, dove vengono accolte donne rifugiate, soprattutto africane. Abbiamo incontrato le donne di altri paesi, abbiamo fatto delle conoscenze, qui ci troviamo bene, almeno diciamo il posto sereno dove abbiamo potuto dormire, sia dopo 10 giorni di questi suoni, di allarmi e bombardamenti. Simona è la responsabile di Casa Bachita, lei e gli altri operatori si dedicano a chi è arrivato fuggendo dalla guerra. Le donne africane hanno veramente a braccia aperte. Per la prima volta dopo 2 anni, perché con il Covid la sala mensa era chiusa e quindi tutte si erano un po' ritirate nelle proprie stanze, hanno mangiato tutte insieme. Con Gianna ci sono Antonina e sua figlia Alessia e poi Marina con le sue due bimbe di 5 e 7 anni. Lavorava in un supermercato a Vinizia. Le mie figlie, ci dice Marina, non hanno capito quello che è successo. Siamo fuggiti dalle bombe. Ho detto loro che era un viaggio. Il mio cuore è in Ucraina. Marina ci saluta e torna a giocare con le sue piccole. Vai,